Allora, ecco, buonasera di nuovo. Abbiamo avuto ogni sorta di problemi tecnici, ma confidiamo di riuscire a portare a termine perché siamo cape toste. Qualcuno l'avrà già capito anche questo collegamento. Allora, vediamo. Adesso attivo la mia videocamera. Eccoci qua. Buonasera. Allora, benvenuti. Sono Marco Ordevagni. Ho in collegamento Fabio Lazzari e Sandro Brusco. Il tema di stasera, terzo incontro, è la legge elettorale. Una domanda veloce di Fabio Lazzari a Sandro Brusco, che dei fondatori di Fare per fermare il declino è forse il più esperto di meccanismi e di sistemi elettorali. Fabio. Allora, ciao Sandro, vabbè, parliamo di Italicum e di questa idea di Renzi. Le domande, te le faccio quindi un po' tutte insieme, così riassumiamo, è se questo Italicum garantirà veramente una maggiore governabilità e se queste mancanza di preferenze lo rende un sistema meno democratico. La governabilità la potrà garantire soltanto nel momento in cui risolvono il problema del Senato. L'Italicum è una versione un po' modificata del Porcellum, funziona più o meno secondo le stesse logiche. L'unica differenza dal punto di vista del premio di maggioranza è questa cosa nuova che hanno introdotto, per cui bisogna superare una certa soglia, altrimenti si va al doppio turno. Ora, il problema non c'era di garantire la governabilità alla Camera prima con il Porcellum e non ci sarà adesso. Bisogna vedere se la Corte Costituzionale riterrà la soglia del 35, del 37 di quello che mettono sufficiente, ma da questo punto di vista il premio nazionale risolve il problema della governabilità. Il vero problema resterà il Senato. Il Senato, nella versione in cui è formulata adesso la legge, con un premio nazionale per il Senato, mi pare che sia chiaramente incostituzionale. Viola l'articolo 57 che prevede che il Senato sia eletto su base regionale. Ho l'impressione che tutti se ne stiano un po' fregando, pensando che tanto il Senato lo riformano, lo aboliscono, o comunque che non sarà più necessario il Senato per formare il governo. Però questo significa anche che finché non fanno la riforma costituzionale del Senato non hanno risolto un bel nulla, nel senso che saranno comunque con una legge elettorale che in ogni caso non garantisce la governabilità e alle prossime elezioni, se vanno a votare, ci saranno di nuovo le larghe intese. La questione delle preferenze, ma guarda, io non sono particolarmente caldo sulle preferenze. È stata addirittura una delle cose su cui ha deliberato la Corte Costituzionale. A me sembra che l'avere le liste bloccate oppure avere la possibilità di porre in lista solo quelli che piacciono a te, capo del partito, e poi far scegliere gli elettori in base alle preferenze, cambia abbastanza poco. Voglio dire, se il problema comunque resta che il problema del Porcellum è che praticamente non stabilisce nessun legame tra gli eletti e la base elettorale, e fa sì che la carriera politica sia dovuto esclusivamente ai capi dei partiti. Questo è un problema particolarmente grave in Forza Italia, naturalmente, che ha un padre padrone. È un problema un po' meno grave nel Partito Democratico, dove fanno le primarie. Lì l'unico problema che c'è è che le primarie non è che lo organizzano tanto bene, non si sa mai quando ci sono, quando non ci sono, cambiano le regole ogni volta. E questo ovviamente traduce arbitrio e possibilità di manipolazione da parte dei vertici. Però mi sembra che la vera risposta da questo punto di vista dovrebbe essere i collegi uninominali e le primarie. Le preferenze, francamente, Quindi si potrebbero studiare preferenze per collegio. cosa? Si potrebbero studiare preferenze obbligatorie per collegio, quindi. Ma potrebbero fare collegi piccoli e potrebbero, ma sai, anche se ci sono le preferenze obbligatorie, la verità è che se io ho un collegio Le piccolo, posso. primarie, scusa. Sì, ecco, sì, se fanno le primarie è una cosa. Però, sai,
fare le primarie deve prima avere una legge sui partiti sulle primarie, questo non ci sono ancora e credo che sia abbastanza difficile farla. Parla. Niente, quindi abbiamo più o meno riassunto tutto in pochi minuti. Ma Sandro, io avrei anche una domanda. Se ho capito bene, il sistema che è previsto attualmente, che è in discussione adesso alla Camera, prevede dei collegi molto piccoli, no? Con delle liste di 4-5 nominativi, giusto? Da 3 a 6, se ho capito bene. Sì, Però questo poi mi confermi che. Poi, se io ad esempio in un collegio, poniamo non so, ad Alessandria, perché più o meno corrispondono con le province, no? Come dimensioni, se ho capito bene, ho sei di un partito molto forti, no? O tre, poniamo. Però, e ad Asti ne ho tre veramente pessimi. Però poi la ripartizione viene fatta su base nazionale. No, Sì, no, bisogna vedere come faranno alla fine, nel senso che, ok, va fatto su base nazionale, nel senso che su base nazionale tu stabilisci quanti deputati complessivamente ha una forza politica, poi esattamente quali deputati, questo può essere fatto dipendere dai collegi in cui il partito è più forte, quindi se un partito in un certo collegio piglia, se un partito piglia il 30% a livello nazionale, poi in un collegio ne piglia 60 e in un altro collegio ne piglia 10, è ovvio che saranno eletti di più quelli del collegio dove lui ne piglia 60. Guarda, io ti devo confessare una cosa, che secondo me tutta questa storia del vedere i nomi di quelli eletti, perché così ha rilevanza pratica bassissima. Voi conoscete qualcuno convinto elettore di centrodestra che non abbia votato Formigoni perché c'era in lista la Minetti? Cioè, la Minetti era un nome molto prominente, era stata messa ed era scandaloso, no? Si sapeva già che era scandaloso. Era stata messa apposta al quarto posto del listino, che era un listino di 8 nomi, di cui i primi quattro erano quelli che venivano assolutamente eletti se Formigoni vinceva, cosa che era praticamente certa. E non era difficile guardare quella lista e ne hanno parlato tutti, ne hanno almeno chiunque avesse voluto informarsi sulla cosa si poteva informare. Poi sono sicuro che in televisione non abbiano parlato granché, ma non parleranno granché neanche se voglio dire, se nel tal collegio candidano il losco figuro che è andato avanti soltanto ripartendo spesa clientelare, non è che improvvisamente la Rai si metterà a fare Instagram pubblicità alla cosa. Chiaro. Quindi è un po' un'illusione questa idea che tu fai collegi piccoli e la gente improvvisamente si mette lì e controlla i curriculum e cambia il voto secondo i curriculum che vede. Lì la vera cosa che funziona è quando c'è il collegio uninominale, quando c'è un nome solo, Conto un molti altro. Non manco si porranno il problema di che voteranno secondo lo schieramento, però insomma una parte dell'elettorato di opinione almeno visto di fronte al nome singolo e al pensiero che insomma se voto esattamente questo qua magari cambia idea. Un'ultima cosa, scusa che non l'abbia detto, ma mi sembrava invece importante. La questione 8% è troppo alta, è meglio abbassarla? È un favore che si fanno i due grossi partiti? Ho sicuramente favore che si fanno le due cose, validi. Sai, una volta che hai garantito la governabilità, non avrebbe neanche senso mettere delle soglie per i partiti fuori, per i partiti che non si presentano con le grosse coalizioni. Che cosa serve? Serve soltanto a mantenere più compatto il campo dell'opposizione, forse. Non mi sembra che sia. Che dovrebbe essere un obiettivo della campagna della legge elettorale. D'altra parte non è mica la prima volta che il centrodestra e il centrosinistra si fanno dei favori. Non so se ricordate quando venne cambiata la legge elettorale per le europee, mettendo, fu nel 2009, in un bel giorno d'agosto si misero d'accordo che avrebbero messo una soglia del 4% alle europee, anche lì non Ah, c'era sì. motivo per farlo. Il centro-sinistra aveva bisogno di far fuori Fondazione Comunista, il centro-destra aveva bisogno di far fuori Storace,
erano rimasti fuori dal Parlamento, così si assicurarono che restassero fuori dal, anche dal Parlamento europeo, che quindi restassero senza fondi poi alla fine. Stanno facendo esattamente la stessa cosa, non è niente di nuovo, e non è neanche, insomma, anche quelli del PD che dicono ah, Renzi adesso si mette d'accordo con Berlusconi, beh, insomma, non è una novità. È la ultima volta, dai. Non è una novità. Bene, se Fabio non ha altre domande, possiamo chiudere qua. No, siamo a posto, anche perché lasciamo anche la linea a Virus, a Michele Boldrin, che sta andando in diretta adesso. Perfetto, allora ringraziamo Sandro Brusco, e adesso questo filmato sarà visibile sul canale YouTube di Fare da subito. Arrivederci a tutti, al quarto appuntamento, grazie ancora Sandro, grazie a tutti, e a Fabio. Sandro, grazie, ciao Marco. Ciao.